Medici in diretta. Approfondimento settimanale in collaborazione con l'azienda ospedaliera Sant'Anna. Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Medici in diretta. Oggi siamo in compagnia del dottor Domenico Santoro, primario dell'unità operativa di malattie infettive dell'azienda ospedaliera Ospedale Sant'Anna di Como. Buongiorno dottore e benvenuto. Buongiorno a lei e agli ascoltatori di Ciao Como. Ecco dottore, il 1° dicembre come ogni anno si è celebrata la giornata mondiale contro l'AIDS. A che punto siamo con la diffusione del virus? Beh, dunque, il problema è sicuramente evolutivo, nel senso che la giornata mondiale dell'AIDS è stata rappresentata dal 1988 per volere dei ministri della sanità di diversi paesi. Diciamo che è un momento di riflessione proprio per riflettere non solo sui numeri ma anche sull'evoluzione dell'infezione. Il cambiamento è determinato dal fatto che la patologia negli anni iniziali di questa sindrome comparsa nel mondo determinava la morte rapidamente in un anno o due. Oggi invece assistiamo a un cambiamento del fenomeno, per fortuna, con una cronicizzazione dell'infezione, quindi sicuramente a una maggiore sopravvivenza, ma ancora oggi però una necessità di esprimere una diagnosi e di curare le persone che ne sono affette. Anche l'Italia naturalmente ne è interessata, anche la nostra provincia ne è interessata, noi seguiamo diverse centinaia di persone che sono affette da questa infezione e devo dire che hanno raggiunto anche una buona qualità della vita. Ecco, sicuramente vi è stata una grande trasformazione della patologia dall'inizio della sua storia ad oggi. Vogliamo dare qualche dato? In occasione appunto della giornata sono stati forniti dei dati relativi al Comasco, magari per i nostri ascoltatori, per chi ci segue in streaming. Certo, noi abbiamo circa quasi un po' meno di 800 soggetti, 761 soggetti che sono seguiti in maniera periodica nel nostro centro. Direi che il dato più interessante in senso evolutivo è che ogni anno stiamo assistendo a un modesto ma comunque persistente incremento della popolazione che avviene così, che ha necessità di cure presso il nostro ambulatorio. Ha un significato indubbiamente duplice: da una parte di persone che evidentemente devono approcciarsi a un centro di malattie infettive, ma dall'altra anche una, per fortuna, una maggiore sopravvivenza della popolazione che avevamo già in cura agli anni scorsi. Quindi questo incremento non deve preoccupare, cioè deve destare attenzione, ma non deve preoccupare sotto altri punti di vista. Certo, dottore, sono ancora tanti i pazienti che scoprono tardi di essere affetti da HIV o AIDS? Sì, questo è un argomento molto importante che lei ha toccato, perché una delle sfide che dobbiamo articolare nell'ambito preventivo e soprattutto nell'ambito di una diagnosi precoce è quello di scoprire la popolazione dei cosiddetti late presenters, cioè dei presentatori tardivi dell'infezione, che secondo i nostri dati si aggirano intorno al 30%, secondo anche i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, fino al 37-40%. Quindi vuol dire che c'è ancora una fetta di popolazione che ignora di avere questa infezione. Qual è la conseguenza? Da una parte la malattia si manifesta quando ha determinato dei danni, e quindi dopo molti anni, in un periodo molto avanzato, e dall'altra il soggetto che ne è affetto, suo malgrado, potrebbe trasmettere l'infezione ad altre persone. Ecco, dottore, ci aiuta a fare chiarezza tra infezione da HIV e AIDS vero e proprio? Sì, talvolta questi due termini vengono usati come sinonimi, ma così non è. Entrambe le condizioni cliniche, chiamiamole così, sono causate dallo stesso virus, anzi da due virus, ma il più diffuso è l'HIV1 e c'è anche un HIV2 che però è più diffuso nell'Africa francofona, quindi nell'Africa occidentale. Il soggetto affetto solo da infezione da HIV è un soggetto apparentemente asintomatico, cioè con pochi o nulla sintomi, e che non ha particolari rilievi clinici. Li potrà manifestare dopo anni di attività del virus, manifestandosi appunto con un quadro più evoluto, conclamato, con dei sintomi e malattie associate che appunto sfociano nella diagnosi di AIDS. Quindi la differenza è
fra il cosiddetto sieropositivo asintomatico e il soggetto invece che ha una malattia conclamata, che è naturalmente l'espressione di un'evoluzione. E quali sono le modalità di trasmissione del virus? Ma le modalità sono le stesse, però sono cambiate in termini numerici, in termini percentuali. Se all'inizio della storia la via principale era determinata dalla via parenterale, cioè dallo scambio di sangue, quindi colpiva principalmente le persone che si scambiavano siringhe oppure che si sottoponevano a trasfusioni all'inizio quando non c'era un test in grado di controllare questa infezione, oggi è sicuramente totalmente trasformata l'epidemiologia della trasmissione. La maggioranza dei soggetti in Italia e anche nel nostro territorio contraggono l'infezione per via sessuale, la via eterosessuale e la via omosessuale maschile, che in particolare nell'ultimo periodo sta incrementando. Le altre vie di trasmissione minori rimangono ancora la via parenterale, appunto lo scambio di fluidi corporei attraverso oggetti d'uso, e più raramente la via cosiddetta verticale, cioè da donna in gravidanza e prodotto di concepimento. Rarissimi casi sono stati descritti nei trapianti d'organo in cui il donatore evidentemente era affetto da questa infezione che è sfuggito alla diagnosi precoce. Quindi dottore, possiamo dire non bisogna mai abbassare la guardia, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori come ci si può proteggere, insomma. Sì, la protezione direi è innanzitutto è la conoscenza, la prima protezione. A mio parere, soprattutto nelle classi di età più giovani, talvolta che sono un po' peculiari, anzi un po' senza assolutamente stigmatizzare l'età giovane, però magari l'atteggiamento di maggiore leggerezza nel rapporto interpersonale può facilitare, diciamo, l'incidente o l'opportunità della trasmissione dell'infezione. La protezione quindi passa attraverso una conoscenza, passa attraverso il rapporto anche della conoscenza del proprio partner. Questo lo dice l'OMS, perché nell'ambito della conoscenza uno può percepire maggiormente il rischio, può trasmettere anche la possibilità del rischio. Naturalmente esistono anche altri presidi, che sono l'uso del profilattico nell'ambito del rapporto sessuale, l'uso obbligatorio delle siringhe monouso, ovviamente questo certamente a livello sanitario, ma anche a livello di diciamo terapia, anche a livello domiciliare, sono fortemente raccomandate, anche perché non si possono più usare, per motivi anche di dispositivi legislativi, non si possono usare strumenti riciclabili, ecco, da questo punto di vista, per quanto attiene l'aspetto di trasmissione sessuale. Per quanto attiene la trasmissione cosiddetta parenterale, soprattutto a livello dei centri immunotrasfusionali, esistono delle metodiche diagnostiche molto sofisticate che riescono a intercettare anche le persone che potrebbero non sapere di essere positive per questo virus e anche per altri virus, e quindi fare una diagnosi precoce. Un altro modo per, diciamo, prevenire anche questo tipo di infezione, appunto, è quello di accostarsi a un test diagnostico qualora vi sia nella propria storia personale qualche episodio a rischio. Ecco, appunto, per chi avesse magari dei dubbi, ad esempio ha avuto un rapporto sessuale non protetto, è possibile fare un risultato, quindi con un test con risultato sicuro, quindi? Sì, il test oggi rispetto a quelli del passato sono nettamente più sensibili e specifici, hanno soprattutto un tempo di finestra, cioè un tempo che intercorre dal momento in cui è avvenuta l'infezione e in cui il test diventa positivo, più breve rispetto al passato. Oggi abbiamo dei test che arrivano entro 3-4 settimane a intercettare l'eventuale presenza di positività. 3-4 settimane ovviamente dal momento dell'episodio a rischio. Se gli episodi a rischio dovessero ripresentarsi, bisogna ovviamente prolungare il periodo di osservazione. Solo in alcune fette di popolazione, immunodepressi per altri motivi, per altre malattie, oncologici, eccetera, può essere necessario prolungare il tempo di ripetizione dell'esame. Ecco, dottore, all'ospedale Sant'Anna è possibile fare il test gratuito, mi corregga se sbaglio, sì, sia per quanto riguarda l'ospedale ma anche al centro MTS? Sì, certamente sì, è un servizio che fa parte della diagnosi preventiva, è possibile.
anche nel nostro ambulatorio, è possibile anche in maniera, per chi lo desiderasse, criptata, quindi totalmente anonima, anche se rimane comunque il segreto professionale, ma anche c'è la possibilità di oscurare le credenziali, insomma le indicazioni della persona. Il test è un test combo, si chiama, quindi, che unisce la possibilità di intercettare la presenza di anticorpi nel paziente, ma anche la presenza di un antigene, una particella virale. Quindi ecco la precocità diagnostica, ed è assolutamente fattibile nell'ambito dell'esecuzione del mattino presso il nostro ambulatorio. Insomma. Benissimo, noi ci separiamo per qualche istante, dottore, qualche comunicazione da parte dell'azienda ospedaliera, poi torniamo ancora qui. Martedì 10 dicembre alle ore 11 è in programma presso il centro diurno di via Vittorio Emanuele 112 a Como la presentazione della mostra realizzata in occasione del decennale dell'associazione sportiva dilettantistica Global Sport Lario, che collabora dalla sua fondazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell'azienda ospedaliera Sant'Anna. All'incontro saranno presentati anche il calendario 2014 Global Mente, sport da 10 anni con corpo, cuore, mente, realizzato dall'associazione, e un bilancio dell'attività svolta finora con i pazienti del DSM. Martedì 10 dicembre alle ore 11 presso il centro diurno di via Vittorio Emanuele 112. Ed eccoci ancora qui, seconda parte di Medicina Diretta. Siamo in compagnia del dottor Domenico Santoro, primario dell'unità operativa di malattie infettive dell'azienda ospedaliera Sant'Anna di Como. Dottore, stiamo parlando di due aspetti molto importanti. È stato il 1 dicembre, appunto, la giornata mondiale contro l'AIDS. Ci ha spiegato la distinzione tra il virus dell'HIV e dell'AIDS. Abbiamo fatto un attimino il panorama di quelli che sono i dati relativi al comasco. Da quando è stato scoperto 30 anni fa l'AIDS sembra sia diventata una patologia curabile, è davvero così? E la sua domanda è molto interessante, la ringrazio. Da un certo punto di vista ha un aspetto positivo, cioè nel senso che lo sforzo scientifico e terapeutico ha determinato una cronicizzazione dell'infezione, quindi da un'infezione che inizialmente era mortale, oggi siamo riusciti a determinare un'infezione appunto con un andamento cronico, quindi a congelare l'infezione. Questo, diciamo, è il lato grandemente positivo e ne dà una conferma. I tassi di mortalità che sono fortemente diminuiti, quindi eccetto quelli che tardivamente presentano la prima diagnosi, quindi quelli che hanno ignorato purtroppo per diversi motivi la propria patologia. Il dato, forse l'unico dato negativo di questa condizione, è che nel percepito, nel vissuto talvolta della popolazione, si ritiene che questa infezione sia totalmente scomparsa o comunque totalmente sotto controllo. Quindi credo che anche l'essere in grado di curare questa infezione non deve, appunto, come si usa dire, far abbassare la guardia, certo, ma non deve assolutamente far trascurare le misure di prevenzione e soprattutto quelle di diagnosi precoce. Dicevamo, appunto, ci sono delle terapie, di quali farmaci magari si compone e come, appunto, ha cambiato l'aspettativa di vita delle persone che si sottopongono, sì, alle cure. Anche questo sicuramente è un successo dell'approccio terapeutico sull'infezione da HIV, sui malati affetti da infezione da HIV. Ci sono 6 classi di farmaci composti da 26 farmaci, ma direi la novità è quella non solo della combinazione di 3 farmaci, almeno di 2 classi differenti, ma direi la novità è che rispetto ai primi anni di possibilità terapeutiche in cui il soggetto doveva assumere numerose compresse, quindi una qualità di vita abbastanza scarsa e anche un rischio di stigma che ancora esiste, cioè di essere riconosciuto come portatore di questa infezione, oggi abbiamo regimi terapeutici che contengono 3 farmaci anche con 1 o 2 compresse al giorno, quindi anche una qualità di vita, certo, anche un potere svolgere la propria vita normale di lavoro, di famiglia, eccetera, senza particolari impegni se non quello di un controllo periodico ogni tanto per valutare che tutto sia sotto controllo. Quindi anche l'opportunità terapeutica di cui disponiamo è sicuramente a grande vantaggio anche degli ammalati. Ecco, avete aperto a Sant'Anna, per i pazienti che arrivano in day hospital, appunto per malattie, nel reparto di malattie infettive, un ambulatorio in collaborazione con l'unità operativa di psicologia. Quanto è importante, dottore, anche il supporto psicologico? È importantissimo,
perché fa parte di una filosofia innanzitutto del nostro ospedale, cioè quello di mettere insieme diverse competenze specialistiche che interagiscono contemporaneamente al bisogno dell'ammalato. Anche prima lavoravamo in questo modo, però era articolato più nell'ambito cronologico. Questa struttura indubbiamente offre questa opportunità di maggiore interazione fra diversi gruppi specialistici, e quindi l'ambulatorio di psicologia si inserisce perfettamente in questa opportunità. È un ambulatorio che è stato aperto intorno alla fine di giugno, primi di luglio, e funziona con l'apporto di almeno due psicologi. È utile perché sostiene innanzitutto il vissuto dei pazienti che hanno una malattia comunque cronica, e quindi questo può generare anche un impatto emotivo notevole, che può essere molto impegnativo dall'inizio, quando si acquisisce, diciamo, una malattia che ancora è sentita molto grave, ma anche nella continuità terapeutica. C'è anche un risvolto, se mi consente, di risposta clinica terapeutica, cioè la terapia che funziona deve essere assunta al 100%, certo, ma non meno del 95%. Studi scientifici hanno dimostrato che se il paziente è supportato anche dal punto di vista di aderenza, di risposta, di sostegno anche psicologico, riesce a, come dire, a essere più aderente, più compliante al regime terapeutico. Quindi c'è anche un successo clinico anche con un supporto di tipo psicologico. Il terzo obiettivo è anche quello di rilevare attraverso il servizio di psicologia eventuali alterazioni che potrebbero essere una spia di qualche problema di carattere più profondo, centrale, organico, e quindi di anticipare una diagnosi. Ecco, dottore, parlavamo prima delle situazioni in cui si può trasmettere il virus. Parliamo ad esempio della gravidanza. Prima abbiamo parlato di rapporti sessuali non protetti. Per quanto riguarda la gravidanza, c'è la possibilità di trasmettere il virus al feto, e appunto, se sì, come si agisce in questi casi? Sì, anche questa è un'altra problematica che è ancora più delicata, perché interessa due esseri viventi. Indubbiamente il modello, per esempio, dei paesi in via di sviluppo, intendo soprattutto i paesi dell'Africa subsahariana, dove c'è un alto bacino purtroppo di soggetti affetti da questa infezione, possono avere fino al 25% di trasmissione fra madre e fra donna in gravidanza e prodotto di concepimento, di trasmissione del virus HIV. Nei paesi occidentali, ma anche nei paesi africani, perché anche in questi paesi sono stati fatti passi da gigante, è possibile, una volta fatta la diagnosi, instaurare una terapia precoce o una profilassi a seconda del momento della scoperta, diciamo così, in corso di gravidanza o addirittura precedentemente. Questo è stato dimostrato da dati letteratura che può abbassare il rischio di trasmissione a meno del 2%, quindi dal 25 al 2 mi sembra un grandissimo successo. Dottore, prima di salutarci, vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori, magari anche ai più giovani, che magari hanno degli stili di vita o dei comportamenti sbagliati, pensando comunque che il virus non sia così diffuso sul nostro territorio, l'importanza della prevenzione. Sì, è assolutamente importante. La metafora che si usa normalmente è un po' come un iceberg, insomma, ecco la punta che si vede e il resto sommerso. Quindi la prevenzione non vuol dire chiudersi in una campana di vetro, ma la prevenzione vuol dire, a mio parere, assumere un atteggiamento di responsabilità nel rapporto interpersonale. Se è vero che la via di trasmissione principale sui dati letteratura e a riscontro dei dati del Ministero è la via sessuale, e indubbiamente le indicazioni che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità sono due principalmente. La prima indicazione è quella di conoscere il proprio partner. Conoscere vuol dire essere in intimità personale, perché la conoscenza di un'esperienza, per esempio, a rischio anche del proprio partner, dovrebbe indubbiamente attivare qualche attenzione reciproca. Anche volersi bene vuol dire anche questo. La seconda opzione è quella dell'uso di una misura di barriera come il profilattico, tenendo presente che comunque anche questo ha dei limiti. Quindi io credo che entrambe le condizioni possono, anzi sicuramente, aiutare a contenere
la via di trasmissione per via sessuale, ma indubbiamente a mio parere rimane molto anche l'aspetto comportamentale, che lo trovo assolutamente importante. Benissimo, allora grazie mille al dottor Domenico Santoro di essere stato oggi qui con noi, l'aspettiamo ancora presto dottore. Grazie a lei. Grazie anche a voi, se avete bisogno di avere maggiori informazioni dagli specialisti dell'azienda ospedaliera Sant'Anna, attiva la mail medicindiretta@ciocomo.it. Medici in diretta. Approfondimento settimanale in collaborazione con l'azienda ospedaliera Sant'Anna.